padre delle tasse, però ci assomiglia parecchio. Guardate, Carlo Melina. Chi che vuol aprire il conto oggi, ne dica che portiamo a versare il codice, ad aprire un codice fiscale sloveno. Noleggiano dei pullman, li riempiono di imprenditori e li portano all'estero, dove in 5 minuti si può aprire un conto corrente e trasferire i propri risparmi là dove il fisco italiano non arriva. Ci siamo tutti? Sì, sì, ci siamo tutti. Quanti siamo? 26. Niente a che fare con la Lega. Vogliono un Veneto indipendente, protagonista nell'Europa dei popoli. Sono gli attivisti di Veneto Stato, organizzano gite fiscali. Li abbiamo seguiti fino in Slovenia. Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Lodovico Pizzati, consulente della Banca Mondiale che vive fra Vicenza e Washington, raccoglie le adesioni. Adesso facciamo un'ultima fermata a Porto Gruaro, che togliamo su Giorgio Fedenato da Pordenone. Il viaggio costa 20 euro, i posti sono esauriti. Vogliamo sfatare il mito che avere dei risparmi in un altro paese europeo sia illegale. Ci recheremo presso una banca locale dove abbiamo un appuntamento e ai risparmiatori verranno illustrate le modalità per aprire un conto bancario. Aprire un conto in una banca europea è legale, conveniente e garantisce il risparmio dal rischio default, rischio che per gli indipendentisti è una certezza. L'Italia è fallita, questo è un dato insuperabile, perché sono i numeri che lo dicono. Oggi siamo come era la Grecia 6 mesi fa, saremo come oggi la Grecia fra 6 mesi. Un paio d'ore di viaggio e la carovana passa il confine. La prima tappa è all'ufficio anagrafe. Per aprire un conto in Slovenia serve un codice fiscale sloveno. Questo è in italiano, è scritto. Dovete avere codice fiscale, nome, cognome, tutti i vostri dati di luogo di nascita. Neanche un minuto di coda, due firme e Pizzati guida il gruppo alla vicina filiale della Gorenička Banka. La Gorenička Banka è una banca che ho avuto modo così di verificare la composizione del proprio capitale, e il capitale è esclusivamente sloveno, quindi non ci sono banche italiane che mettono lo zampino sul capitale. Quanto pesa nel mercato bancario sloveno? Nel mercato sloveno è attorno al 5%. Una piccola banca? Piccola banca, tipo una popolare, ecco. Chi si immaginava un grattacielo di vetro acciaio rimane deluso. La filiale della Gorenička Banka più vicina è al secondo piano di un centro commerciale. Conviene un conto corrente in una banca slovena? Sì, conviene, perché il costo di un bonifico è di 1,86 euro contro i 4-5 euro che costa in Italia. Il prelevamento dai bancomat ha un costo di 0,50 contro i 2 euro e mezzo che costano in banche italiane. La carta di credito, grossa sorpresa, costa 18 euro all'anno come canone, mentre in Italia siamo attorno ai 30-35 euro. C'è l'esenzione del bollo, quei famosi 8,55 euro che vengono presi nei conti correnti ogni trimestre. Chiediamo di intervistare il direttore, ma dalla sede centrale ci rispondono in inglese che non è possibile, e non per problemi di idioma. La Gorenička Banka stampa moduli in italiano, lingua che allo sportello parlano talmente bene da convincere 10 imprenditori ad aprire un conto corrente. Riusciamo comunque a rubare qualche immagine con una telecamera nascosta prima di venire allontanati. Abbiamo aperto il conto a costo zero, zero spese, e ora col bonifico bancario possiamo portare tutto quello che vogliamo. Quindi i soldi non sono stati trasferiti fisicamente, non avete portato soldi in contanti lì? No, perché non abbiamo bisogno di portare contanti, facciamo semplicemente un bonifico alla luce del sole. Portare soldi in Slovenia è un affare, quelli di Veneto Stato ne sono convinti, più degli sloveni. Credo che se va in quel paese tutto, andiamo tutti in quel paese, non soltanto le banche italiane. Porteresti i tuoi soldi in Italia? No, no, questo no. La pensano così anche gli indipendentisti, che finalmente liberati dal gioco del fisco italiano cominciano a brindare. Portero per voi! San Marco! Portero per voi! San Marco! Portero per voi! San Marco! Allora, Bortolucci.